Buonasera a tutti, conferenza stampa post Nocerino Rotonda. È disponibile alle vostre domande il direttore sportivo della compagine ospite Saverio Zazza, che ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Prego alle vostre domande. Direttore, una partita che definita di calcio ci vuole un bel coraggio, perché due squadre hanno mostrato tanto carattere e la sua squadra nel finale deve anche pareggiare. Secondo me diciamo che la partita è da finire pareggio, 0-0, perché secondo me il rigore era dubbissimo, quello vostro, cioè dico vostro perché sono qui a Nocera, della squadra della Nocerina. In un altro campo sicuramente avrebbe anche fischiato il rigore alla fine, che c'era nettamente un fallo di mano su Flores, non so se vi siete resi conto, però adesso parlare degli errori arbitrali che ogni domenica ci perseguitano non fa più testa, la partita è finita, avete vinto voi, auguri a voi che avete vinto. In Rotonda che obiettivi si pone? Salvezza, provando a rimediare qualcosa anche nel mercato di riparazione, oppure credete fortemente in questo? Sicuramente dobbiamo cercare di tirarci fuori e pensare alla salvezza. Lo so, vediamo, adesso i due aprono le liste, vediamo un attimino se riusciamo a rinforzare ancora ulteriormente la squadra, anche se secondo me la squadra è già ben attrezzata per poter tranquillamente raggiungere la salvezza. La classifica purtroppo però a proposito di questo parla chiaro, cosa nel Rotonda fa la linea di coda, quali sono le più grandi difficoltà che probabilmente state incontrando durante questo campionato? Scontato che mi viene da dire gli arbitri, però scherzosamente parlando, purtroppo non riusciamo a fare gol, non riusciamo a concretizzare, cioè anche tutta la mole di gioco che creiamo, cerchiamo di creare, anche se oggi non abbiamo visto nessun bel gioco né da parte nostra né da parte vostra, perché era una piscina, secondo me era la partita da sospendere già alla fine del primo tempo. Comunque, adesso non bisogna recriminare su quello che è successo, abbiamo perso, dobbiamo accettare la sconfitta con onore. Anche se, ripeto, non riusciamo a fare gol e questo ci perseguita tutte le settimane. Poi, come al solito, non so se voi avete visto i numeri, tutte le domeniche prendiamo un rigore, un rigore, un rigore, non lo so perché. Forse vogliono mandarci giù, ma non credo, non ce la faranno a mandarci giù. Ce la metteremo tutte per salvarci. Se non ci sono altre domande, ringraziamo il Grazie a voi, direttore. grazie a voi.